gol! È solo l'ultimo per il momento di una lunga serie. È un gol di Sandrino Mazzola, segnato domenica scorsa contro il Venezia. In questo campionato è il nono gol di Mazzola, il primo realizzato a San Siro. Viene dopo altri 64 segnati in campionato, 13 nella Coppa dei Campioni, 15 in nazionale. Anche in nazionale Mazzola iniziò al suo debutto con un rigore contro il Brasile. A 24 anni, Sandro Mazzola, figlio d'arte, è il goleador più abile del nostro mondo del calcio. La punta che tutto il mondo ci invidia. Eccolo, recita con naturalezza il suo ruolo, segna dei gol. Seguiamolo insieme. Questa sequenza, montata dal nostro Giovanni Sarlia, vuole essere un omaggio alla sua indiscussa personalità tecnica. Il gol di Mazzola è sempre rapido, spietato. La velocità di esecuzione è eccezionale e lascia tuttavia perfettamente coordinato ed elegante il movimento dell'atleta. Il tiro è secco e forte ed esce non dalla potenza dei muscoli, ma dalla energia nervosa di Sandro. La strepitosa carriera non gli ha nuociuto. Mazzola è innamorato del suo mestiere, di una serietà ineccepibile. In nazionale ha segnato 15 gol, quarto realizzatore di tutti i tempi, dietro solo a Meazza, Piola e Baloncieri. Ricordiamo, tra le reti segnate in maglia azzurra, quella alla Svizzera. Alla Polonia. Alla Germania. All'Ungheria. Al Cile, nella prima partita dei mondiali. Alla Romania, a Napoli. La prima discussa e la seconda, bellissima, sull'uscita del portiere. La competizione dove egli ha ottenuto i successi più validi è la Coppa dei Campioni. L'Inter deve a lui soltanto numerose vittorie. Rivediamo il rigore contro la Dinamo. Il provvisorio pareggio di Liverpool. Due gol contro il Real Madrid a Vienna. E i due stupendi di 5 giorni fa a Budapest. E salutiamolo con queste immagini di gioia, augurando al giovane e già affermato goleador del nostro calcio il ripetersi per lui e per noi di tante e tante serate come questa, vissuta a Vienna poco più di 2 anni fa.